Benissimo, abbiamo appena sentito la testimonianza di alcuni HR director che ci hanno portato la loro esperienza diretta in questo momento di profondo cambiamento e di evoluzione del mondo del lavoro e abbiamo capito sicuramente questo, che è il punto di partenza dei nostri appuntamenti di oggi. Il lavoro è profondamente mutato, cercheremo di capire anche da che punto di vista, anche se i punti di vista sono sicuramente molti. Nel corso del lockdown abbiamo tutti sperimentato lo smart working, tutto era chiuso. Tutti abbiamo cominciato a lavorare da casa e sicuramente lo smart working che abbiamo utilizzato nel periodo del lockdown è stato uno smart working di emergenza. Adesso si tratta di capire come portarlo avanti, perché in realtà è uno strumento che viene ancora utilizzato per ovvie ragioni, per mantenere sempre il distanziamento sociale, ma anche perché si è cominciato a capire quali potessero essere le sue potenzialità, potenzialità che sono sicuramente da sfruttare. Oggi, effettivamente, visto che non siamo più in lockdown, sperimentiamo uno smart working che si può definire ibrido, cioè qualcuno lavora da casa, qualcuno lavora in ufficio, quindi da remoto o in ufficio a seconda delle necessità aziendali. Però, come detto poco fa, bisogna capire come sfruttare al meglio uno strumento che è diventato uno strumento emergenziale, ma che non deve più essere solo uno strumento emergenziale. Oltre al tema degli spazi, di cui parleremo sicuramente tra poco, cercheremo di capire come sono cambiate le metodologie, cioè il modo di lavorare. Sicuramente il rapporto tra lavoratori, dipendenti, collaboratori e azienda è cambiato, c'è stata una maggiore responsabilizzazione anche dei lavoratori che hanno dovuto modulare il loro tempo in modo diverso. La gestione dei tempi, degli orari è cambiata profondamente anche attraverso l'utilizzo di nuovi strumenti, gli strumenti tecnologici che abbiamo appreso e imparato sempre di più. Però il discorso, e così andiamo direttamente nel merito di questo spazio, a che punto siamo arrivati? In Italia soprattutto, dove si è portata la discussione di questo tema nel nostro paese? Ne parliamo con il nostro ospite Luca Solari, che è collegato con noi, professore ordinario di organizzazione aziendale e Human Resources, Università degli Studi di Milano. Luca, ben trovato, grazie per essere con noi. Grazie dell'invito, buongiorno. Allora, Luca, io le chiedo subito, questo, cioè partiamo dai benefici, e diciamo quali sono stati introdotti dallo smart working per tutti, per i dipendenti, per i collaboratori, per le aziende, per i datori di lavoro. Quali sono i principali, secondo lei? Ma diciamo, partirei da un impatto che è stato dichiarato da molti sulla produttività, per dire che in realtà, anche se le percezioni di lavoratori e di organizzazioni sono positive, oggi iniziamo ad avere le prime ricerche e uno degli elementi che emerge è che forse dovremmo parlare più di non modifica della produttività più che di crescita, ma che in sé è positivo, come vedremo, perché se la produttività non è scesa, ci sono sicuramente tutta una serie di altri elementi che sono migliorati. Vediamo qualche dato. Global Workforce Analytics ha stimato un risparmio tra i 600 e i 6.000 dollari per ogni dipendente americano che ha lavorato a casa, legato alla riduzione di tutti quei costi, che sono i costi di commuting, e nel contempo un risparmio medio di 11.000 dollari invece per l'azienda, legato al fatto che la non presenza delle persone ha comportato una riduzione importante dei costi di real estate. Rimanendo dal punto di vista delle persone, tutte le analisi, anche quelle che abbiamo fatto noi di recente su alcuni progetti, evidenziano che quasi 2/3 dei lavoratori hanno apprezzato molto la flessibilità che consente di organizzare i propri spazi di vita personale e lavorativa in maniera più congrua e quindi anche recuperare ambiti di discrezionalità utile per una migliore qualità della vita. Si è rilevata una migliore quindi work-life balance, una possibilità anche di una maggiore equità per le persone che hanno un forte carico familiare e che in molti casi si trovavano in situazioni di difficoltà dovendo recarsi presso il luogo di lavoro.
Dal punto di vista dell'organizzazione ci sono anche dei vantaggi molto indiretti. Uno dei vantaggi indiretti è il fatto che questa nuova organizzazione del lavoro ha portato a guardare meglio a quelle che sono le tecnologie che possiamo utilizzare. Quindi è Eh sì. indubbio che c'è un gap, no? Di produttività nell'uso delle tecnologie, sia a casa ma anche in ufficio. Questo ovviamente potrà avere degli impatti di lungo Certo. periodo. Ecco Luca, abbiamo già detto ovviamente il cambiamento che si è verificato sul piano prettamente lavorativo, indubbiamente c'è anche una componente culturale perché abbiamo dovuto modificare proprio il nostro modo di ragionare sul lavoro, sui tempi del lavoro. Abbiamo parlato dei benefici, ora le chiedo quali sono stati gli ostacoli maggiori percepiti proprio rispetto all'adozione di questo nuovo strumento. Diciamo, in prima fase gli ostacoli sono stati molto materiali, no? Cioè, ci siamo resi conto che le infrastrutture tecnologiche di cui erano dotate le nostre organizzazioni, anche quelle apparentemente più avanzate, erano oggettivamente vecchie. Quindi questo sarà peraltro un beneficio che ci portiamo, cioè avere oggi computer più performanti, con tecnologie più adeguate, con reti che sono più solide, aiuterà sicuramente un recupero nel futuro. Le difficoltà poi successive hanno riguardato soprattutto il grande impatto sulle figure di middle management. I capi di fatto si ritrovano con un carico di lavoro maggiore, differente rispetto al passato, devono anche essere in grado di organizzare meglio i momenti di interazione con le persone che lavorano con loro. Un'altra difficoltà percepita da alcune persone è il senso di isolamento, che attenzione non vuol dire necessariamente, come alcuni un po' in maniera affrettata si sono spinti ad affermare, che le persone hanno bisogno di socialità nell'ufficio. Sì, alcuni sì, ma io posso avere socialità, anche in altri luoghi. Qui il tema è più che altro un isolamento da delle dinamiche, da delle interazioni, da dei luoghi nei quali posso conoscere i miei coworker, imparare da loro. Ecco, questi elementi sono elementi sui quali bisogna porre una particolare attenzione. C'è poi un tema di salute mentale generale che non ha a che fare con lo smart working, ha più a che fare con la pandemia probabilmente, e che ha diverse declinazioni. Da un lato il fatto che ci sono persone che stanno riflettendo criticamente sulle scelte che hanno fatto e questo a volte le manda anche in distonia, cioè scoprono di fare un lavoro e continuare a farlo, magari che non è esattamente quello che volevano. Dall'altro lato c'è stato il fatto che alcuni in particolare si sono trovati per lunghi periodi in fortissimo isolamento e oggi possono manifestare delle difficoltà sia a rielaborare quello che è accaduto che a rientrare. In queste situazioni è chiaro che l'uso di soluzioni ibride è indicato, perché vuol dire mettere assieme alcuni momenti nei quali godiamo dei vantaggi, ma dello stare a casa o comunque dello non stare in ufficio, altri momenti in cui godiamo dei vantaggi Certo. di un ambiente condiviso. Ecco, l'importante, parlavamo prima proprio dell'ibrido, no? Del fatto che in questo momento lo stiamo utilizzando in modo ibrido, è dosare bene le due cose, no? E utilizzare al meglio una cosa e l'altra, che può dare, come diceva giustamente lei, benefici da una parte e beneficio dall'altra, ovviamente se utilizzato bene, è questo poi un po' il punto del discorso che stiamo facendo. A questo proposito la domanda sorge un po' spontanea, Luca, nel senso che mi chiedo e le chiedo se a suo parere lo smart working necessiterebbe di un intervento da parte del legislatore, oppure se per trovare comunque una quadra, anche tra queste cose che abbiamo già detto, è sufficiente una relazione tra le parti, cioè quindi anche a seconda della situazione, no? E della realtà di cui stiamo parlando, oppure dovrebbe intervenire qualcuno a prescindere. Allora, io devo dire che da sempre non sono affascinato dalle scelte di regolazione universale. Io credo che il fenomeno del lavoro sia un fenomeno fortemente eterogeneo, le organizzazioni sono diverse, le esigenze sono diverse e ho sempre ritenuto che l'assetto regolativo dovrebbe essere essenziale, quindi dovrebbe andare a definire delle regole poche, molto chiare, che consentano di proteggere il mondo del lavoro da fenomeni quali possono essere, diciamo, gli stereotipi, le distorsioni, lo sfruttamento, dare una copertura, che sia coerente con, il fatto che viviamo in un paese moderno e responsabile. Dopodiché, però, le soluzioni devono essere trovate in sede locale, dalla dialettica tra le parti.
è quello che è stato inserito tantissimi anni fa con la logica di fatto del protocollo del 93 di Ciampi e che a mio avviso ha segnato un passaggio sul quale dobbiamo continuare. Il lavoro ha un senso localmente, è giusto che le parti interagiscano e che trovino soluzioni. Ovviamente sindacato e impresa e in alcuni casi addirittura i singoli lavoratori e l'impresa, perché è inutile negare il fatto che non sempre tutti i lavoratori e tutte le forme di lavoro sono adeguatamente rappresentate in una chiave collettiva. Diversa è la situazione probabilmente per la pubblica amministrazione, perché in questo caso ci troviamo davanti di fatto ad un unico grande datore di lavoro tendenzialmente, e credo che sia opportuno su questo immaginare una messa a punto di quello che è l'assetto del contratto di lavoro più in generale nel pubblico impiego, dove pure anche lì in realtà abbiamo mondi molto, molto diversi. Eh certo, e infatti le modalità di lavoro, comunque lo stava dicendo giustamente ancora anche lei, si sono modificate sia nelle aziende private che nelle amministrazioni pubbliche in Italia. Quali sono le principali differenze tra settore privato e settore pubblico? Devo dire che forse per la prima volta noi che ci occupiamo di gestione delle risorse umane e poi i colleghi che si occupano di diritto del lavoro enfatizziamo molto la differenza tra il rapporto di lavoro privato e il rapporto di lavoro pubblico, che per carità rimane. Ma devo dire che per quanto riguarda lo smart working, in realtà in entrambi gli ambiti abbiamo visto un grande attivismo, anche una grande capacità di trovare soluzioni. Basti pensare che uno dei casi che viene considerato di eccellenza è INAIL, ad esempio, ma anche INPS ha lavorato molto bene sullo smart working. Chiaro, non stiamo parlando della pubblica amministrazione intesa nel senso tradizionale, cioè il ministero o comunque le realtà complesse del governo pubblico. Stiamo parlando più di agency. Tuttavia, non abbiamo rilevato una grandissima differenza. Anzi, per certi aspetti, la rapidità, diciamo, della pubblica amministrazione di andare a definire, nella situazione di emergenza, un modello massivo di, smart working, in quel caso, in realtà lavoro a distanza, legato alla pandemia, ha rappresentato un, boost forte, perché a quel punto ci si è resi conto che se la PA poteva farlo, un po' tutti lo potevano fare. Vedo invece delle differenze adesso nella fase di uscita, perché ci sono alcune tendenze, tensioni a volte che sono figlie di una storia purtroppo non positiva dell'impiego pubblico nel nostro paese, alcune tensioni verso un'idea del torniamo tutti a lavoro perché sennò le persone non lavorano. A volte questo è un elemento che è stato un po' cavalcato dalla stampa. Io devo dire, ho avuto occasione il 22 ottobre in un evento Fondazione Unimi e INPS di ascoltare e incontrare direttamente anche il ministro Brunetta, e devo dire che ho trovato in realtà una visione un po' distante da quella che è stata raccontata. Una visione che dice noi abbiamo una responsabilità, cioè noi paghiamo degli stipendi a delle persone che sono dei civil servant. In quanto tali rispondiamo al Paese, dobbiamo essere certi che gli assetti che definiamo siano degli assetti che fanno sì che lo smart working sia veramente smart e non sia semplicemente una dislocazione fisica. Quindi dobbiamo addirittura trainare una trasformazione, un'evoluzione di che cosa vuol dire lavorare nel nostro Paese. Questo credo che sia un elemento da sottolineare positivamente. Certo, beh, il discorso di dare la risposta al paese è molto bello, nel senso che dà poi l'idea, no, di quanto sia ampio questo argomento e di quanto sia importante svilupparlo nel giusto modo, proprio perché coinvolge tutto il paese, non solo delle singole realtà che appunto possono poi gestire le cose, come dire, da sole, no? Bisogna un attimino estenderle. E poi è un po', credo, Luca, una catena virtuosa in questo caso, cioè se si comincia a utilizzare bene lo strumento, poi viene da sé che diventa proprio, parlavamo prima di un discorso culturale, no? Diventa proprio insito nella nostra cultura, nella nostra mentalità. Credo che gli esempi virtuosi servano a questo. E a questo proposito, poi se vuoi, se vuole anche commentare su questa, che credo però che sia abbastanza una
una base di partenza. Le chiedo se ci sono degli esempi virtuosi che possiamo portare, dei casi italiani, delle case histories, insomma, che ci diano idea della direzione che stiamo prendendo. Un po' già lo citavo prima, INEL ha vinto lo Smart Working Award Sì. nel 2021, ma accanto ad INEL, un'altra impresa che si è segnalata è stata anche Credem, che ha creato in un settore un po' più restio, che è quello, diciamo, delle banche. Un modello interessante di lavoro distribuito. Situazioni analoghe in realtà si possono ritrovare anche in altre realtà. Per un progetto di consulenza ho avuto l'occasione di osservare quello che è accaduto nella galassia di CDP, a partire da CDP, quindi Italgas, SIA e così via, riscontrando anche in quel caso una grandissima rapidità e una grandissima abilità nel riconfigurare il lavoro, ma anche iniziare a sperimentare. Faccio un esempio su questo di sperimentazione interessante che riguarda in realtà più organizzazioni, è quella di Smart Alliance che sto seguendo dal punto di vista anche della ricerca, oltre che della concezione iniziale con Elis, dove allo smart working inteso come a casa o in ufficio si sta aggiungendo l'idea di questi spazi ibridi dove interagire con persone di altre organizzazioni, non solo perché ci si siede negli stessi luoghi come accade ormai in quasi tutti i co-working space, ma perché non solo ci si siede in questi luoghi, ma si fanno assieme delle cose in questi luoghi che hanno l'obiettivo di creare una disseminazione incrociata. Ecco, questo a mio avviso è un bellissimo esempio, no, di investimento che va oltre la semplice alternanza casa Sì, luogo sì. fisico di ufficio e ci segnala la possibilità di ulteriori nuove sperimentazioni. Esatto, beh, ma aumenta un po' tutto, no? La competitività, la voglia di fare, la responsabilità, insomma, ne parlavamo già prima, no? Del fatto che tutti siamo più responsabilizzati, ci si sente più importanti. Addirittura credo che sia anche un modo per scoprire maggiormente il talento delle persone, no? Perché ci si sente più nel nostro, cioè quando comunque tutto diventa assolutamente abbinato, quando tutti gli elementi riescono a unirsi l'uno con l'altro. È corretto, Luca? Assolutamente, citavo noi dell'Università di Studi di Milano, proprio qui stiamo raccogliendo i dati in tal senso, cioè misuriamo la performance in ingresso delle persone su una serie di dimensioni, compresa l'innovazione, la natura del network di relazioni, che oggi è estremamente importante per la nostra capacità di avere un impatto anche sul lavoro, e la performance stessa la misuriamo sulle persone, ma la misuriamo anche su un gruppo di controllo esterno e la misureremo alla fine. Nel percorso misuriamo una serie di indicatori che hanno a che fare con il well-being, con la novelty, cioè quanto sento di percorrere delle strade nuove, diverse nella mia esperienza lavorativa rispetto a quella a cui ero abituato, e facciamo tutto questo su due gruppi: chi partecipa a questa sperimentazione e chi invece non partecipa. Anche perché purtroppo molte volte altrimenti il rischio che si corre è quello di avere un risultato che è parziale, come succede per la gran parte dei dati sullo smart working che oggi abbiamo, che sono autoriferiti, no? Si chiede alle Certo, persone che certo. cosa ne pensate. Questa non è ricerca, no? È un'indagine che va Certo. bene, ma è poco utile. Sì, però esatto, ha un obiettivo diverso sicuramente l'indagine rispetto poi a quella che è una ricerca, che è un po' più strutturale e strutturata, giustamente. Luca, io la ringrazio perché abbiamo affrontato punti che probabilmente magari risultano anche scontati, ma che non lo sono, perché il punto è questo, di smart working ne parliamo sempre, sappiamo tutti di cosa si tratta, ma forse sappiamo di cosa si tratta relativamente a ciò che abbiamo vissuto, no? Nell'ultimo anno e mezzo, negli ultimi 2 anni. Invece dobbiamo capire di cosa si parlerà tra un po', quando tutti saremo organizzati da questo punto di vista, insomma, quando tutti ci auguriamo, quando tutti lo saremo, ma insomma, quando la maggior parte delle organizzazioni aziendali, sia private che pubbliche, ragioneranno in quel modo. Quindi io la ringrazio, Luca Solari, professore ordinario di organizzazione aziendale Human Resources, Università degli Studi di Milano. Mi auguro ci sarà modo di approfondire ulteriormente questi temi, al di là del nostro forum di oggi. Con piacere e grazie ancora a lei per l'invito. Grazie, grazie a Luca Solari. Bene, noi continuiamo col nostro HR Forum.